Hai parlato, ecco, del discorso di seguire le leggi, no? E ti volevo chiedere, le apparizioni allora della Madonna a Medjugorje, dove parla di, la Madonna dice di pregare, di fare l'Eucaristia. Allora, Gesù ci dà un parametro di riferimento. Come ti chiami? Allora, Roberto, il popolo ha un grave problema. Il popolo pretende da una condizione di ignoranza di trovare la verità. Quindi i parametri che il popolo usa senza prima fare un opportuno investimento nella propria vita per trovare la verità, le domande che il popolo pone sono sempre sbagliate, quindi ingannare il popolo è facilissimo. Per questo proliferano una quantità di pseudo-divulgatori, di pseudo-interpreti delle scritture, di pseudo-conoscenti dell'antica sumerologia, perché il popolo non ha nessuna base di discernimento in termini di conoscenza. Oggi, stamattina, ho risposto alla mail di un ragazzo che mi dà dell'ingenuo perché mi faccio ingannare da questi extraterrestri e lui è il seguace di uno pseudo ricercatore italiano che divulga che gli alieni si succhiano l'anima degli esseri umani e noi siamo un allevamento loro. E io gli ho risposto a sto ragazzo, ma tu, solo perché ti sei innamorato delle sciocchezze di un pseudo ricercatore, vieni a contestare me? Che sono oltre 30 anni che giro il mondo, che ho visto cose che tu non ti puoi mai immaginare. Sì, ma con quale presunzione e stupidità tu, che hai solo visto cose su internet o al massimo avrai letto un libro, contesti un ricercatore, quando quello là non è mai andato da nessuna parte? Sei stupido. Gli ho detto, ma questo non è un problema e non te lo dico per offenderti, però sei ingenuo, tu sei l'alunno imbecille che va all'università pagando caro il corso di studi e polemizza col professore che gli dovrebbe insegnare. È un controsenso. Io sono un ricercatore, io ci sono stato nelle basi militari, ho visto le astronavi. Ci ho visto e vissuto cose inimmaginabili, ma ci ho investito tutta la mia vita. Non puoi tu contestarmi solo perché ti sei appassionato del signor X o del signor Y così perché ti piace. Quindi questo discorso che mi fai tu, Roberto, logicissimo dal tuo punto di vista, ma il popolo non sa nulla del mondo dello spirito. Per questo Cristo dice, dai loro frutti vedrete chi sono. Ora, Lucifero ha ricevuto da Dio un grande potere. Quindi Lucifero ha autorità. Nel momento in cui i veggenti e i contattisti iniziano a corrompersi, di travestirsi da Madonna, da Gesù, da extraterrestre e ti mena per il naso. Quindi non ci può essere una Madonna in contraddizione con se stessa. Sono due Madonne diverse. Una Madonna Fatima dice: perirete tutti se non vi ravvedete. Ora, nella testa bacata dei religiosi comuni, dei fedeli ignoranti, pensano che convertirsi vuol dire cambiare religione. Ma come può la Madonna apparire ai cristiani e dirgli di cambiare religione? Sarebbe blasfema. La Madonna non appare agli islamici, tantomeno appare agli atei, la Madonna appare ai cattolici e gli dice ravvedetevi, cioè rivedete il vostro stile di vita, perché ciò che vi condanna non sono i credo religiosi, sono le vostre azioni anticristiche, il cristiano vive una vita anticristica, è egoista, è bugiardo, è mentitore, è adultero anche nel talamo nuziale. Quindi la Madonna che appare ai corrotti veggenti di Medjugorje è il demonio. E quella ti conferma di stare nella staticità, di fare una preghiera che non serve a niente, che è ipocrita e di adorare un Dio blasfemo, che non punisce. Quindi non è la Madonna, è Satana. Così come il Cristo dei cattolici che benedice le armi, che sta coi ricchi, che fa le messe a D'Alema piuttosto che a Andreotti e ai mafiosi, quello è Lucifero, non è Gesù. Non è cambiato nulla. È lo stesso, oggi Javé lo chiamiamo Cristo, 2000 anni fa prima lo chiamavano Javé, ma è sempre Satana. Il Dio Javé che manda gli israeliti a uccidere e a sterminare è Satana. Non ci sono altri dei, c'è il Dio dello spirito, Cristo è il Dio della materia, Javé, Geova.
Ma noi, se non sappiamo nulla di vera teologia, le domande che poniamo, i quesiti che ci poniamo, sono avulsi dall'insegnamento di Cristo che dice dai frutti. Quindi se c'è una Madonna che dà terribili profezie a Garabandal, alla Salette, a Medjugorje stessa, a Fatima, e poi di colpo cambia tutto e dice tutto a posto, basta che state col prete, è ovvio che è un'altra entità. Non è ciò che vedi, è ciò che fai è importante. Quindi se prima la Madonna ti dice ravvedetevi, se no perirete tutti, e poi la Madonna ti dice tutto a posto, basta che pregate, è ovvio che sono due entità diverse. Una vera e l'altra mascherata. Come ci sono i contattisti che prima fanno le cose vere e poi di colpo incominciano a fare i falsi. Perché? Perché si fanno corrompere dall'ego, dai soldi, dalle femmine o dai maschi, e allora entra Lucifero. E quelli vedono dischi volanti, ma è Lucifero che li proietta nella loro mente, vedono cose che non ci sono. Si presenta loro con extraterrestre. Non esiste la religione, esiste la scienza dello spirito. Poi Lucifero o Gesù si vestono indifferentemente, o gli extraterrestri, o da angelo se sei un religioso, o da extraterrestre se sei uno scienziato, ma sono sempre le stesse entità. Questo dobbiamo comprendere, dobbiamo buttare nel cesso le religioni così come l'uomo le ha istituzionalizzate e capire che l'essenza dell'essere umano è la legge di natura che ci fa nascere, crescere, invecchiare e morire tutti quanti. Esiste solo la legge, amici, e siamo soggetti alla legge, 24 ore su 24 non sfuggiremo mai. Potremmo solo dire non me ne frega niente, per carità, libera scelta, ma ne paghi le conseguenze delle tue azioni. Ogni nostra azione comporta sempre 24 ore su 24 una reazione uguale e contraria, causa ed effetto. Questa è la legge che domina l'universo. Nelle civiltà extraterrestri non ci sono le banche, ma non ci sono nemmeno le religioni, e i governanti sono gli scienziati. Gli scienziati del mondo della materia, che è il mondo degli effetti, e del mondo delle cause, che è il mondo dello spirito. Dal mondo dello spirito, che è il regno di energia a più elevato tenore, a una tale frequenza da noi non misurabile, discendono poi le leggi della fisica, dell'elettricità, della gravità, ma discendono da quel mondo, è un mondo vero. È un mondo di scienza, non è un mondo di credo. Questa è nella testa bacata di un'umanità demente che è nelle mani dei produttori di denaro, di quattro scalzacani che ci vengono frottole, Mario Draghi, i Dupont, i Rothschild, D'Alema, Prodi. Renzi ha finito di svendere, di trasformare lo Stato in una società per azioni. Berlusconi, Morgan, i Carnegie, gli Sforza esistono ancora, i Farnese esistono ancora, dove stanno? Non li sentiamo mai nominare. I veri potenti sono nascosti, perché il nemico, quando tu non sai che esiste, non lo potrai mai sconfiggere, ma noi li sconfiggiamo con l'etica. Ma anche noi siamo blasfemi, soprattutto noi siamo blasfemi, che viviamo nell'ignavia, nella codardia e nel conformismo al sistema. Questa è la verità triste, per questo Dio castigherà pesantemente il popolo. Perché non aveva nemmeno convenienza a fare la vita che fa, una vita prostituita al sistema, una non vita, perché nel momento che io faccio una vita solo perché ho bisogno di soldi, è una non vita, non è la mia vita. La tua vita, la nostra vita è l'espressione della nostra creatività. Se noi viviamo una vita solo perché dobbiamo raccattare quattro soldi per campare, quella è una schiavitù. Io me la sono, a caro prezzo, me la sono conquistata e oggi faccio esattamente la vita che voglio. Se voi mi date al contrario 50 milioni di euro, io non cambio vita, potenzio solo quella che sto facendo, ma continuo a fare questa vita, perché so, come prova provata, che siamo dentro un processo storico di mutazione radicale di questo mondo. Accadrà, ci colpirà, tutti quanti vedremo Gesù con i nostri occhi e ci chiederà conto. E gli che gli racconti? Che sei stato ingannato dagli illuminati? Gli racconti che sei stato ingannato dal Papa? Non è facile, perché il Signore ti dirà, ma tu la sapevi che la legge era ama il prossimo tuo come te stesso? Tu li hai visti i bambini morire di fame? Hai visto il mondo crepare sotto le guerre? Cosa hai fatto?
Noi abbiamo, amici, un grande potere, ma siamo vigliacchi, dobbiamo ammetterlo, perché ammettere una colpa vuol dire trovare forse la risposta al cambiamento. Ma noi siamo vigliacchi, noi abbiamo paura. Poi cosa penserà il vicino, cosa penserà mio marito, cosa penserà mia moglie, cosa penserà mio cugino, il ginecologo, il banchiere, il prete, il sindaco e via discorrendo. Ma la mia vita, ho diritto di viverla secondo ciò che vive nel mio cuore e nella mia mente. Non posso vivere come una prostituta che prostituisce la sua vita al banchiere piuttosto che al politico, peggio ancora alla squadra del cuore. Noi abbiamo un grande potere, ma siamo comodi. Noi siamo comodi e vili, per questo non vogliamo cambiare e non vogliamo accettare che la causa della nostra sofferenza è nella nostra ignavia, nella nostra codardia, perché il giorno che l'accettiamo incominceremo a cambiare e ci libereremo. È solo questione di tempo, perché Cristo e i suoi angeli ci verranno ad aiutare. Con me l'hanno fatto, se l'hanno fatto con me, che non conto niente, lo faranno anche con voi, che sicuramente valete più di me. Seconda domanda. Non è mio, Sonia, tu oggi stai ascoltando il processo di un durissimo lavoro di oltre 30 anni, perché se voi dite solo tu lo puoi fare, è un comodo dito dietro il quale nascondervi, lo potete fare anche voi. Io per questo sto lottando, per dire ai miei simili, quello che faccio io non è speciale, lo potete fare anche voi, ma dovete avere il coraggio di alzare il culo dalla sedia e darvi da fare e rinunciare al vostro angolo di comfort, perché quella è la trappola dove morirete, nello spirito poi, perché nella materia si muore tutti. Però io più che dirlo, non posso, cioè poi, come dicono a Napoli, zii vostri... C'è il libero arbitrio, non può essere... Vivere la verità è un profondo, radicale atto d'amore verso te stesso, prima che verso i tuoi simili. Quindi se non vi amate, non ve lo posso dare io. Io mi amavo al punto da desiderare per me stesso e per gli altri una vita onorevole dove mi guardavo allo specchio senza vergogna. Cioè, un po' la provo, perché anch'io ho i miei peccati, però poca. Comunque, il sedere lo muovo. Ho lasciato la mia terra, ho lasciato un comodo lavoro, ho lasciato i miei vecchi amici, me ne sono fatto degli altri per vivere la verità. Ho rischiato tanto, anche la pelle, perché non è facile. Ma Dio mi è sempre stato vicino e i suoi angeli, quando sono caduto, sono venuti, mi hanno preso per la camicia e hanno detto dai, su, pacchetta sul sedere, e mi hanno detto vai avanti, che ci siamo noi. E quindi eccomi qui ancora. Oggi poi era la giornata dello strillo, non so perché. No, c'è il microfono, è un po' che ce l'ho in mano. Sì, il signore, poi Antonella. Volevo chiederle, è nelle probabilità o nelle possibilità che l'umanità si possa affrancare un giorno con qualche aiutino da questo potere? Come ti chiami? Nicola. Nicola, aiutino da parte del... Sì, l'ho appena testimoniato. Allora, io sono nato in un paesino di 1000 abitanti, nella zona più depressa d'Italia, che è la provincia di Oristano. Quando io ero ragazzino, al mio paese c'era solo un negozietto di alimentari, non c'era l'edicola, non c'era la farmacia, non c'era una biblioteca, non c'era una libreria, non c'era niente. Non avevamo nemmeno l'acqua in casa. Quindi affrancarsi dal potere non è un fatto esteriore, è un fatto personale. Quindi io mi sono affrancato da un sistema menzognero da solo, l'ho voluto fare e l'ho fatto. Ho corso i rischi che questo comportava, ma ci ho investito il mio tempo e i miei soldi, quindi l'ho realizzato. Quindi... Se devo rispondere alla tua domanda nel senso esatto di come tu me la poni, certo, c'è un potere spaventosamente grande d'amore e di giustizia che preme sul mondo per trasformarlo, ma questo mondo salverà solo chi prima si è liberato dalla menzogna attraverso le opere, non attraverso le chiacchiere.
Quindi questo moto di liberazione, che non è totale, perché anch'io comunque entro un certo limite mi fermo, perché comunque il sistema, essendo un sistema, non puoi liberarti. Cioè, io vorrei vivere senza soldi, ma come faccio? Devo usarli. Vorrei non inquinare, mi sono comprato la macchina a metano, ma comunque un poco inquino. Quindi il sistema, puoi raggiungere un certo livello di libertà, ma dentro ci devi stare, a meno che non te ne vai a vivere nella foresta amazzonica, ma quella è una non vita. Ma c'è questo potere che, nel momento in cui un numero sufficiente di esseri umani raggiungerà questo status, questo potere interviene con un atto di forza comandato dall'autorità suprema divina, farà a pezzi questa umanità, deportando fisicamente tutti quelli che non hanno aderito alla proposta del regno che Dio ci ha fatto attraverso il sangue di suo figlio. Questo succederà. Quindi non c'è una probabilità, Nicola, giusto? C'è la certezza assoluta, perché Cristo è già sulla terra da qualche decina di anni. I suoi apostoli, una parte sono sulla terra, io alcuni li ho conosciuti. Cioè, nel processo sperimentativo di questi 30 anni di ricerca sono accadute nella mia vita cose che io non posso manco raccontare, per quanto sono assurde, ma sono vere. Questa verità che io oggi vi ho detto, forse, ma non con arroganza, ma con forza, è una verità certa. Il Signore è sulla terra. È qui Gesù, fisicamente. Non si fa vedere, perché Gesù ha i poteri divini. Ma se si fa vedere, cercheranno di ucciderlo. E lui si dovrebbe difendere. Per difendersi dovrebbe uccidere. Ma fino a che Dio, il suo padre, non gli dà l'autorità, lui non può diventare un assassino. Quindi fino a che Dio non gli dà l'autorità, non si fa vedere, perché sennò dovrebbe sterminare e non gli è consentito. Quindi, per non diventare un criminale, per adesso si nasconde. Ma appena Dio gli dice, figliolo, è il momento, quindi il padre lo mette al di sopra della legge, in quel momento Cristo può anche uccidere, e anche i suoi angeli, e quindi condannerà quella parte di umanità, non solo nella carne, la condannerà nello spirito, perché quelli che verranno condannati fisicamente e saranno ancora vivi nel corpo saranno deportati in pianeti primordiali dove non c'è nessun essere umano, dove ci sono solo dinosauri. Li lasceranno lì, a morte certa, moriranno in quel mondo e ricominceranno la loro via evolutiva incarnandosi negli animali e nelle bestie di quel mondo, e dovranno rifarsi tutto il ciclo di 700 milioni di anni prima di ritornare umani, ricordando però di esserlo stati, perché l'evoluzione guadagnata non si perde mai. Ma Dio toglie il corpo umanoide, che serve all'intelligenza per manifestarsi, l'incarcera nel corpo di bestie, ma ricordando di essere stati umani. Quella è la sofferenza terribile. Dormiranno e sogneranno di quando erano a casa, di quando andavano a Troie, di quando andavano a rubare. Sì. Tanti padri di famiglia, apparentemente brave persone, non solo vanno a prostitute e ragazzine nelle Marche, ma vanno anche a uomini e anche animali. E se lo dico è perché lo so. C'è un elefante che fa i quadri, si raffigura. Quella è una morte seconda. Quindi tanti umani sogneranno queste cose e poi si svegliano, abbaiano, miagolano, gracchiano, ragliano. Pensate che vita per milioni di anni, terrificante. Si chiama seconda morte. Tommaso d'Aquino, la morte seconda. La morte seconda, ne parla Tommaso d'Aquino, San Francesco. Nel Vangelo è lo stagno di zolfo e fuoco o la Geenna, ma è la morte seconda. La Geenna in particolare è anche il fuoco nucleare della guerra atomica. Quindi certezza assoluta di salvezza per coloro che praticano il bene, al 100% ci mettono il sangue, che ci sono. Io ne ho vista una ieri sera, una bellissima astronave. Sono uscito a mezzanotte dall'ufficio per preparare questa conferenza, sono uscito fuori e c'era questa astronave meravigliosa che ha camminato un po', poi è salita verso l'alto fino a che è scomparsa. Sono qui,
ancora non atterrano, Nicola, sono qui ma non atterrano, stanno aspettando la fine del ciclo di separazione del grano dalla gramigna. Quando tutto il grano si sarà identificato, atterrano. Cristiano, poi c'era Antonella dopo? Sì, allora Cristiano e poi Paolo. Scusate, sì. Quindi, rifacendomi al comandamento, quello su onora il padre e la madre, che giustamente, come hai ricordato prima, significa di porre in equilibrio il rapporto con i genitori, perché siamo noi a sceglierli, sì, per un fatto karmico, no? Sì. Poi però nel Vangelo di Luca 14 mi sembra dice chi non odia il proprio padre, fratelli, certo, insomma, argomentando sempre Gesù dice appunto chi non fa chi vuol costruire una torre non fa un buon progetto, oppure chi deve intraprendere una battaglia con 10.000 uomini, sì, contro 20.000, no? Ecco, fammi qui, la domanda. Esatto, la domanda è l'equilibrio, come per esempio nel mio caso, mio padre non riesco a spiegargli che l'inganno, la truffa del debito pubblico, i soldi, l'Europa, no? Ok, posso rispondere? Certo, sì, hai già capito. Allora, Cristiano, il problema è che noi non abbiamo il quadro generale della struttura della legge. Il Vangelo è il libro della legge, ma è stato scritto da personaggi che sono gli apostoli e gli evangelisti che non ci avevano capito una mazza. Va bene? Quindi, certi passi non sono in contrapposizione l'uno con l'altro, sono inseriti in un contesto specifico. Quindi quando ti dice onora il padre e la madre sta parlando della reincarnazione, quando ti dice se non odierai tuo padre e tua madre ti sta dicendo di mettere la verità al di sopra degli affetti umani, perché ciò che viene dalla carne è carne, ciò che viene dallo spirito è spirito. Quindi la legge della carne, la consanguineità o i rapporti di sentimentali, marito, moglie, coppia, amanti eccetera, sono fatti umani. Non puoi tu distorcere lo scopo della tua vita, che è perseguire la legge, per un affetto umano. Quindi quando Cristo parla di parole contrarie all'insegnamento sta parlando dell'aderenza del cristiano alla legge, quindi non mettere niente al di sopra della legge, quindi non mettere gli affetti, non mettere le proprietà, non mettere niente al di sopra della legge. Quindi odiare non è nel sentimento, è nel senso di non farti condizionare. Cioè non fatevi condizionare dagli affetti umani e dalle cose umane se incontrate me, cioè la legge. Perché Gesù in un passo del Vangelo dice: io sono venuto a rivelare cose che non erano mai state dette. Perché la rivelazione, Apocalisse, inizia con la venuta di Cristo, perché il primo rivelatore è Lui. Poi doveva essere rivelata la verità nella sua più netta spiegazione scientifica, ma in un tempo in cui c'era la scienza, che 2000 anni fa non c'era. Infatti Cristo promette il Consolatore, il Paraclito. Il Paraclito, il Consolatore, era Giovanni e la Santa Vergine, che sono i due consolatori, e gli angeli. Quindi la consolazione apocalittica, cioè della rivelazione della verità come pura scienza, avviene in questo tempo, perché l'umanità ha maturato l'io razionale solo in questo tempo. Ma 2000 anni fa, pescatori, cammellieri, mercanti, che gli raccontavi? Infatti Gesù dice: io so tante cose, ma non ve le posso dire, non ne portereste il peso, cioè non le capireste, ma verrà il Consolatore promesso che vi spiegherà tutto. Il Consolatore promesso è la Santa Vergine che appare, quindi che spiega l'Apocalisse con parole moderne, e Giovanni l'Evangelista che viene contattato dagli angeli, che gli rivelano la verità. Quindi, tornando al discorso, siamo nello stesso ambito, Cristiano, di quando Gesù ti dice: se il tuo occhio è di scandalo, cavatelo, se la tua mano è di scandalo, tagliala. È un'allegoria, se no qui eravamo tutti messi male. Sì. E Paolo e poi lei. Si sente? Sì. Allora, io volevo uscire un po'. Non si sente.
Sì. Dunque, volevo chiederti, abbiamo letto e l'ha divulgato anche Eugenio, che l'uomo è stato creato dagli Elohim, dal serpente piumato. Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, a loro immagine e somiglianza, esatto. Lo fecero. Ecco, nella scrittura c'è che ci sono gli Elohim, gli dèi. Poi questo uomo che era androgino all'inizio, poi viene... C'è lo sdoppiamento dei, esatto, sessi, che è la favoletta della costola, sì, che è... Ma come si combina dopo questa creazione con l'uomo primitivo, l'uomo delle... Ma quelle sono fandonie inventate da pseudoscienziati, Paolo. No. Allora, la scienza, l'antropologia colloca l'uomo di Neanderthal a circa 10.000 anni fa, ma c'era l'Atlantide che aveva le astronavi, ma di che stiamo a parlare? È tutta una menzogna. Ci sono stati, allora, ci sono dei rami involutivi di civiltà evolute che fanno la seconda morte e rinascono come cavernicoli, ma è una involuzione, non è una partenza. La storia del mondo è antichissima. 100 milioni di anni fa i malloniani si accoppiarono con le donne terrestri perché erano già belle. Erano già presenti 100 milioni. No, chiaro? La scienza moderna è un falso profeta, racconta balle. La Sardegna, l'antica Sardegna, prima del diluvio, 7.000 anni fa, era un popolo di giganti che dominava il Mediterraneo. La Sardegna è un intero cimitero di giganti che il fango ha seppellito. Se tu scavi, viene fuori di tutto, ma non scavano, perché i tesori che avevano a profusione i giganti che giravano il mondo, se li rubano e se li vendono e sono tutti d'accordo, è tutta una mafia. Gli scheletri dei giganti addirittura li portavano alla fonderia di San Gavino perché cercavano di dargli fuoco, ma le ossa sono talmente dense, perché dovevano sopportare strutture gigantesche, che non riescono a bruciarle. Ci hanno provato a schiacciarle con i bulldozer e alla fine le portavano alla fonderia. Quindi tutta l'immagine che ha il popolo della verità è una menzogna spudorata. Il sistema è un coacervo di delinquenti aggregati fra di loro per sfruttarci e ingannarci. E i media e quella classe di prostitute che sono i giornalisti sono tutti venduti. La Gruber fa parte della trilaterale, no, dei Bilderberg. Mentana, sono tutti dentro. Tutti, tutti quanti, sono tutti dentro. Allora spiegami un'altra cosa, perché io le devo capire certe cose. Se l'uomo, ripetiamo, è stato creato sua immagine e somiglianza, no? Come si combina con il discorso dell'evoluzione da vegetale, animale? Allora, sempre confusione, Paolo. Ma infatti voglio capire. Allora, il nostro cervello è stato programmato attraverso l'educazione, fin da quando noi siamo nel ventre di nostra madre, a ragionare al contrario. Il contrario, i contrari di amicizia, è Satana. Quindi la nostra domanda non parte mai dalla causa, parte sempre dall'effetto. L'uomo non è il corpo, l'uomo è lo spirito. Quindi la creazione dell'uomo non è quando gli Elohim prendono il serpente piumato e formano attraverso una serie di processi di innesto e di evoluzione, perché l'innesto che fanno gli dèi si deve adattare al pianeta, quindi loro fanno un innesto, poi lo lasciano nel mondo naturale e vedono se si adatta, se non si adatta ne fanno un altro, perché loro non violano, non coerciscono la natura, operano sempre in simbiosi. Quindi a un certo punto, da un primate che è il serpente acquatico, infatti nell'Oriente c'è il dragone, il dragone è l'origine del corpo umano e lo adorano, era adorato per questo, perché era una conoscenza che si aveva. Ma l'uomo reale è lo spirito e intelligenza che proviene da Dio. Quindi quando gli Elohim formano il corpo fisico e lo rendono adatto, viene compenetrato dall'ego sum. Appunto per quello, ora perché viene detto che
c'è anche l'evoluzione dal regno animale. Sì, ma non è che lo spirito viene creato in quel momento, questa è una forma teologica di parlare, ma lo spirito viene creato da Dio, non è che entra subito nell'uomo. Quando Dio crea lo spirito, lo manda come anima collettiva in un processo evolutivo automatico nei tre regni inferiori e parte dal minerale, vegetale, animale. L'uomo è l'apice del processo evolutivo dei 700 milioni di anni. Quindi quando gli dèi vedono che quel mondo è maturo, quindi sono arrivati i principi evolutivi, sono arrivati alla soglia di diventare ego sum, vanno lì e formano l'essere biologico che deve essere compenetrato da quegli spiriti che hanno finito l'evoluzione nei tre regni inferiori. Questo accade. Chiaro? Non è che Dio piglia, c'è un corpo e ci fica dentro uno. Quello entra lì perché ha fatto tutto il lavoro evolutivo. Quando quel mondo primordiale che è partito dall'anno zero arriva per sua evoluzione istintiva naturale a saturazione, e Dio lo sa perché l'ha fatto lui, manda gli Elohim che preparano l'abitacolo e quindi come gli spiriti escono dai tre regni inferiori incominciano a entrare. Questo avviene perché la cellula madre sta incominciando a produrre spiriti individuali. Quello è l'atto creativo. Microfono, Sonia. No, ma c'era lei, aspetta. Ricordati la domanda. La mia era una domanda sul karma. Sì. Io volevo sapere se il senso della colpa, del peccato, può essere in un certo senso riequilibrato dalla consapevolezza che si può appunto scoraggiare il pericolo che ritorni il boomerang del karma. Cioè, parole molto spicciole. Se uno ha sbagliato, deve per forza subire le conseguenze dello sbaglio o comunque ha la possibilità di rimediare allo sbaglio e quindi di evitare che il karma si ritorca contro? Rimediare allo sbaglio è accettare la sofferenza derivata dal tuo errore. Ho capito. Allora, il processo della compensazione karmica non può essere evitato. Però la compensazione karmica ti può dannare o salvare. Quindi Cristo ti dice, porgi l'altra guancia, fatti derubare, anzi, se ti sta, dagli pure di più, perché è il tuo karma, quindi accettalo. Ma accettare il karma vuol dire santificarsi, vuol dire evolversi. Quindi nel momento che tu accetti il karma, la sofferenza karmica la trasmuti in una spinta evolutiva. Se non l'accetti, la mantieni in una spinta involutiva. Dov'è che abbiamo la prova di questo? Come ti chiami, cara? Liliana. Liliana? Sì. Liliana, la prova di questo è che Gesù, che era l'incarnazione divina, si fa ammazzare fisicamente, perché lui, che era innocente, spurga una sola parte del karma dell'umanità, perché se lui non faceva questo, l'umanità si sarebbe estinta già da tempo. Ma siccome Gesù viene soprattutto per salvare la cellula Terra, perché per un processo simbiotico col Sole, se il pianeta Terra muore, il Sole si spegne, diventa un buco nero e si fagocita mezza galassia. Quindi questo non era possibile. Per cui Dio manda Cristo per proteggere la sua creazione e perché la Terra, nella fase di maturazione raggiunta, ha bisogno per sopravvivere di un numero minimo di enzimi umani, che sono 7.465.006 persone. Quindi il numero non poteva scendere al di sotto di questo, degli umani vivi nella carne. Quindi Gesù si porta 144.000 extraterrestri provenienti da Orione, che sono gli eletti, affinché quella genetica più evoluta, compatibile con la terrestre, procreasse e si è garantito Cristo quei 7 milioni che gli servivano per salvare il pianeta. Poi dice Gesù, nel Vangelo di Giovanni, ma tutti coloro che crederanno e faranno le opere degli eletti, anche loro si salveranno. Quindi Gesù viene a salvare il pianeta, si porta gli umani extraterrestri, ma che diventano umani terrestri perché si incarnano qui, così salva il pianeta, ma per legge di grazia offre a tutti la redenzione. Ma lui sa già che molti non l'accetteranno.
Per questo parla in parabole, perché sceglie, saranno i cuori a sentire, non la razionalità delle menti. Quindi, ad esempio, perché tutti gli apostoli tranne Giovanni muoiono? Solo Giovanni muore di vecchiaia, perché tutti gli apostoli avevano tradito Gesù. Quando Gesù viene preso nell'orto del Getsemani, scappano tutti. E mentre Gesù viene processato e crocifisso, erano tutti per campi a nascondersi, perché avevano paura. L'unico che non ha paura è Giovanni, che nel Getsemani scappa. Infatti una guardia lo afferra alla veste, in quel quadro è figurato, e gli rimane alla guardia la veste in mano e Giovanni scappa nudo. Poi si trova un vestito e torna subito da Gesù. Ed è Giovanni che fa la spola tra il Sinedrio e la Madonna e l'accompagna. Giovanni è l'unico apostolo sotto la croce. E quindi lui non aveva caricato karma. Tutti gli altri apostoli, tradendo Cristo, scappando e lasciandolo solo, caricano karma e l'hanno tutti pagato e vengono tutti torturati e uccisi. Terrificante questa cosa. Che il karma non si possa completamente... No, ma l'uccisione degli apostoli li fa santi. Tu devi, Liliana, so che è difficile, ma è lo stesso discorso che ha fatto Paolo. Voi ragionate sempre in termini di corpo, ma voi siete lo spirito eterno. Quindi è lì che dovete concentrare l'attenzione. Non è nel corpo la causa, nel corpo c'è l'effetto. Quindi se io vivo una sofferenza, ma questa sofferenza mi eleva e io raggiungo un livello superiore di evoluzione, addirittura con un mio reato, meraviglioso. Grazie. Però siamo codardi, tesoro, questo lo devi accettare, perché noi facciamo soffrire gli altri, però quando il sedere sulla graticola diventa il nostro, ma il nostro karma, questo Dio a noi non ci piace. Quindi fino a che godiamo, viva Dio. Poi quando incominciamo a soffrire, sto Dio non mi piace tanto. Ma ci sono miliardi di persone che soffrono grazie ai nostri lussi. E di questo noi siamo colpevoli, ci piaccia o meno. Quindi se noi non diamo la vita per Cristo, noi soffriremo tanto e verremo spazzati via e ci incarneremo in popoli che verranno schiacciati da altri criminali come noi. Certo, c'è il karma di popolo, il karma di nazione e il karma di umanità. Quindi che venga presto il karma. Adesso vi racconto una cosa che è quella che ho vissuto io. Gli extraterrestri cercano collaboratori per affidargli una missione, perché loro non possono farlo direttamente. Ma non può essere affidata nessuna missione a un essere umano, perché tutti siamo gravati di karma. Quindi loro cosa fanno? Quando tu ti proponi come collaboratore, loro, immaginati il karma dell'umanità come un mostruoso ingranaggio fatto di piccoli ingranaggi che siamo tutti noi. Quindi tutta l'umanità è un ingranaggio karmico, tutto collegato. Loro preparano un piccolo ingranaggio karmico, ti estraggono dal grande ingranaggio umano, ti mettono lì e questo ingranaggio lo accelerano. Quindi nell'arco di 10 anni ti fanno spurgare tutto il tuo karma. Quindi per 10 anni me ne sono successe di tutti i colori. Schiaffi, calci, pugni, tradimenti, inganni, di tutto mi è successo, di tutto. Ma se superi questo processo di purificazione, diventi atto a fare una missione. Ti sei liberato dal karma, non hai più il volante bloccato, i freni sono stati riparati, puoi fare la missione e avere successo. Ma devi superarlo, il tuo karma lo devi pagare. Si può pagare anche in vita. Si deve pagare in vita. Nel Vangelo... O nelle vite successive, questo no, che volevo se capire. Se tu ti offri a Cristo... Gli angeli riprogrammano il tuo karma e in 10 anni te lo fanno scontare tutto. Ho capito, grazie mille. Non solo, fanno un'altra cosa interessante, accelerano talmente la tua vita, perché, facciamo un esempio, noi generiamo cause, con queste cause determiniamo effetti, ma le nostre cause sono piccole cause umane che determinano piccoli effetti umani. Quindi la nostra velocità evolutiva è molto lenta, ma se tu ti metti nelle loro mani, rinunci al tuo libero arbitrio, la tua vita viene programmata da loro. Quindi, quando riesci a superare, e ci riescono in pochi, quei 10 anni di calci nel sedere,
loro quella programmazione la mantengono, quindi ogni 10 anni ti fanno fare un'incarnazione, ti fanno fare 10 anni un'esperienza, la portano a saturazione, te la fanno chiudere, poi te ne aprono un'altra, la portano a saturazione, quindi ogni 10 anni tu hai un'incarnazione, quindi nell'arco di una sola vita umana tu puoi vivere 5, 6, 7 vite. Hai un'accelerazione della tua evoluzione spaventosa, infatti quando ne rinasci sei nel regno di Dio. Grazie, la prossima domanda? Sì, l'ultima domanda. Ah, io volevo chiederti una cosa, se uno deve spiegare la differenza fra anima e spirito ad altre persone, come deve allora spiegarlo? Il corpo è l'automobile. Il corpo è l'automobile, tutte le sue parti solide sono il corpo, i sedili, la tappezzeria, il motore, i freni, tutto ciò che è materiale è il corpo. L'energia elettrica che fa muovere la macchina è l'anima, lo spirito è l'autista. Quindi l'anima non ha nessuna capacità senziente, è un corpo energetico, è il campo energetico che diventa il serbatoio delle esperienze, e che dalla struttura organizzatrice alla materia che poi diventa il tuo corpo, è il campo animico che dice alle cellule come conformarsi, e quando noi moriamo dobbiamo stare col corpo nella camera ardente per 3 giorni, perché ci vogliono 72 ore affinché lo spirito faccia il backup dall'anima. Deve estrarre in quei 3 giorni, lo spirito deve estrarre tutte le memorie dal corpo, dagli organi soprattutto, e dall'anima. Finita questa estrazione di informazione, lo spirito se ne va, ma per 3 giorni rimane legato al corpo e sta backupando i dati. Il trapianto degli organi è un atto gravissimo, primo perché il cuore, cioè l'espianto avviene a cuore battente, quindi l'essere umano viene ucciso, e i medici lo sanno. Secondo perché l'esperienza di quell'organo finisce nel corpo dell'altro. Sarebbe meglio dopo i 3 giorni. L'antico rito della camera ardente era l'atavico ricordo di un processo di cui ormai la religione è lo spirito che sta ardendo, perché deve, infatti nella camera ardente ma mica c'è il fuoco, ma è l'ardore, è lo spirito che backuppa con ardore la sua esperienza. Microfono, l'ultima. No, non viene registrato. Qualche anno fa eravamo 2-3 miliardi, adesso siamo 7. Come? Come mai c'è questo aumento di anime? Perché sta per tornare Cristo. E quindi tutti devono essere presenti. C'è un processo anche cosmico di esseri che stanno venendo, perché l'incarnazione o la manifestazione divina nel cosmo è un fatto straordinario. Perché nell'esercizio normale, nelle umanità che commettono peccati, a volte basta che Dio manda un cagnolino che abbaia e si ravvedono. In questo mondo che è ostinato nel peccato è stata necessaria l'incarnazione divina. Essendo un fatto straordinario, anche gli extraterrestri vogliono venire a incarnarsi per essere davanti a Dio, perché anche nei loro mondi è un fatto straordinario. Sì, milioni di extraterrestri sono incarnati sulla Terra.